Ok, mister, buonasera. Volevo sapere, è più rammaricato per i 2 punti persi in finale oppure per la prestazione offerta dalla sua squadra nella prima frazione? Beh, sicuramente nella prima azione c'è dispiacere. Veniamo da una sconfitta, quindi un po' la squadra era contratta e si è visto. Però poi c'è stata la reazione, quindi diciamo ripartiamo dalle cose positive. La prestazione del secondo tempo è stata una prestazione importante e dobbiamo insistere, diciamo, fare prestazioni di questo tipo, anche a livello caratteriale, perché la squadra ci ha creduto fino alla fine e voleva la vittoria. E dentro lo spogliatoio c'era tanto rammarico, però i ragazzi magari hanno ricevuto i complimenti da parte mia, anche di tutto lo staff, perché la prestazione è stata ottima. E col senno di poi farebbe le stesse scelte del primo tempo? Ma sì, perché magari era secondo me la scelta migliore in base anche alle regole degli altri che abbiamo a disposizione, con le caratteristiche tante volte un po' condizionano anche il modulo da mettere in campo. Quindi oggi la scelta di un under ha condizionato il modulo. Poi dopo la partita ci sono state espulsioni, un po' abbiamo modificato entrambe le squadre atteggiamenti in campo e sono episodi che fanno parte della partita. Però ripeto, non era facile dopo una sconfitta e contro una squadra solida come la Matese fare una prestazione dove avremmo meritato la vittoria. Buonasera, mister. Appunto, in due giorni, quali tasti ha provato a toccare per la sua squadra per cercare di dare una svolta? Ma sicuramente il tasto del fatto che, insomma, questa è una squadra, secondo me, che ha anche della qualità. E quindi era un po' l'aspetto mentale, insomma, quello zero in classifica poteva pesare. E proprio in questi 2 giorni abbiamo cercato, insieme al prof, proprio di dare un po' di fiducia e di morale a questi ragazzi. E devo dire che hanno risposto molto, molto bene. Poi tantissime cose sul piano tattico non è che abbiamo potuto fare, ci siamo messi come ci metteremo per tutto il campionato, come abbiamo fatto l'anno scorso, 4-3-3, questo sarà il nostro sistema di gioco, che poi dopo con l'espulsione di Esposito è cambiato perché ci siamo messi con 2 linee a 4. Ripeto quello che ho detto alla collega, oggi per me erano delle verifiche e devo dire che sotto certi punti di vista, soprattutto sul piano della voglia, della determinazione e dell'ordine nel mantenere le direttive, la squadra mi è piaciuta. Rammarico è tanto per il risultato e per il secondo tempo che abbiamo fatto. Siamo rientrati il secondo tempo con una voglia diversa, una cattiveria diversa e si è visto perché abbiamo spinto fin da subito. Fare il 2-1, quindi rimontare la partita, quindi mettendosi lì, dopo il marasma generale che un po' abbiamo creato noi, un po' loro, ma soprattutto il giudice di gara, non era facile. Quindi rientrare nello spogliatoio, stare calmi, rammarico è tanto soprattutto perché all'ultimo minuto loro hanno ripreso una partita che non mi sento a caldo, non mi sento di dire se è meritata o non meritata.